a tutti, siamo a Monza, secondo appuntamento del GT italiano, finalmente al via dopo una lunga sosta invernale col team Bonaldi. Faccio i complimenti anche al compagno El Pato, che si è comportato benissimo anche lui ieri nelle prove libere. In gara 1 stasera mi aspetto un buon risultato e confido nel podio. E poi speriamo domani in gara 2, partendo dalla pole, di riconfermarci. Riparte la stagione, 6 appuntamenti e c'è tempo per migliorare e per ottenere dei buoni risultati. Ciao a tutti e seguiteci. Purtroppo il contatto di gara non ci ha permesso di continuare, mi dispiace non aver ceduto la postazione a Mirko, sicuramente domani è un altro giorno, partiamo in pole, ci auguriamo che i meccanici facciano un buon lavoro e che ripristinino l'elettronica. Gara qui a Monza terminata. Mirko è andato veramente forte, aveva lasciato la macchina in un'ottima posizione. Mi sembra un imprevisto con una macchina che è uscita di strada, poi rientrata, ha portato dello sporco. Secondo me ha danneggiato un po' il pneumatico anteriore sinistra, che poi ha causato il deceppamento alla fine del mio compagno di squadra El Pato. Peccato davvero per il problema alla gomma. Io penso che
A Monza questo weekend non siamo stati assolutamente fortunati, gara 1 problemi di elettronica, gara 2 scoppiato il pneumatico e tutto sommato eravamo primi, mancava un giro e mezzo alla fine. Fa parte delle gare e ringrazio comunque il team Bonalti e anche il compagno El Pato per questo weekend trascorso insieme.